Cominciamo dall'approvazione del verbale della seduta precedente. L'avete ricevuto? L'assemblea scorsa è stata molto breve perché l'abbiamo fatta sulle scale dell'arco di Traiano al porto, quindi è stata un'assemblea dove abbiamo messo in evidenza il fatto che chi vuole che il proprio intervento venga messo integralmente a verbale deve specificarlo nel momento in cui si avvicina per prendere la parola, in modo tale che il verbalizzante, invece di fare una sintesi, riporta il contributo anche integralmente, magari richiedendolo direttamente a chi ha fatto l'intervento. Quindi il verbale l'abbiamo inviato, chi è che vuole fare appunti o integrazioni o richieste di modifica? Nessuno, quindi lo diamo per approvato all'unanimità. Bene, andiamo avanti. Allora, a questo punto avremmo dovuto avere il rendiconto economico finanziario da parte del tesoriere, della tesoriere del comitato elettorale, che è Barbara Paradiso. Non so se è arrivata già. No. Allora vi chiedo di spostare questo punto in seguito quando sarà presente Barbara. Sì, adesso una valutazione che poi lei farà più approfonditamente, perché è importante che tutti, no, vedano come sono state svolte le spese e da dove sono provenute le risorse che abbiamo utilizzato in campagna elettorale. Un breve commento può essere questo, che il volume di spese è stato inferiore al preventivato. Avevamo preventivato intorno agli 200 euro, ma siamo arrivati più o meno intorno agli 8.000. Questo non è stato un risparmio, ma è stata una scelta diversa di spesa, perché per esempio non abbiamo poi proseguito nella selezione di un locale al piano per insediare una seconda sede, visto che non avevamo le risorse umane per mantenerla aperta. E poi ci sono state delle economicità che hanno riguardato alcuni costi di pubblicazione di materiale di propaganda che hanno avuto un costo minore rispetto al preventivato. E quindi ecco, abbiamo avuto una riduzione, però insomma, dopo nel dettaglio arriverà il tesoriere. Quindi ecco, abbiamo uno sforamento di circa 500.000 euro. Scusate, 500 euro. Vengo da un'altra riunione dove i conti erano decisamente diversi, e quindi ecco, in sede di questa assemblea, per insomma, in qualche modo coprire ed evitare che alcuni o pochi risultino insomma, quelli che devono poi coprire questo buco, se in maniera distribuita tutti quanti mettono un po', riusciamo anche a coprire questo piccolo sforamento rispetto alle entrate previste. Quindi prima di uscire lasciate il vostro obolo, tutti un po' e copriamo questo problema. Allora, adesso a questo punto io invito sicuramente Francesco, che farà un primo rendiconto dell'attività della campagna dal punto di vista politico, perché l'altra volta l'abbiamo fatta dal punto di vista organizzativo e abbiamo detto che insomma era stata una campagna molto ben organizzata e molto insomma lucida, no? Nelle sue attività proprio pratiche, nello sviluppo delle cose che abbiamo fatto. Auguri Marta! Buon compleanno! E adesso invece è il momento di fare una valutazione di carattere politico. Francesco inizia e poi parleremo anche insomma di quello di cui tutti ci aspettiamo, cioè che cosa succede da adesso in poi e qual è la nostra posizione rispetto insomma al 24. Buonasera, io farò l'intervento tendenzialmente il più breve e pragmatico possibile,
seguendo un po' la linea che è quella del documento che vi abbiamo consegnato, che abbiamo condiviso con il portavoce, che vorremmo diventasse l'oggetto della discussione di questa sera e con eventuali emendamenti ed approfondimenti il documento con cui noi, in maniera, mi auguro, unanime, usciamo questa sera pubblicamente. Ovviamente non posso che partire con un grazie collettivo a chi ha creduto in questo progetto fin dall'inizio, fin dall'assemblea, la prima assemblea all'Informa Giovani, ormai era il 6 dicembre 2017. Grazie a tutti quelli che hanno aderito, sostenuto e hanno dato una mano. Grazie sicuramente ai portavoce che hanno preso sulle spalle un peso politico ed organizzativo importante. Grazie al coordinamento. Grazie a tutti i candidati e le candidate. In una fase storica in cui metterci la faccia è sempre più complicato, il loro impegno è stato decisivo, determinante, importante, è stata la benzina che ci ha permesso di mettere in piedi una campagna elettorale formidabile. Dico formidabile perché al di là delle tante analisi politiche abbiamo messo in piedi una campagna elettorale a tratti sopra ogni aspettativa. Questo non lo dico io, non lo diciamo noi, lo dicono trasversalmente analisti di varia provenienza in questa città. Abbiamo fatto una campagna elettorale formidabile perché siamo stati in grado di coniugare preparazione, toni adeguati e una massa di iniziative davvero importanti. Siamo stati in grado di coprire sostanzialmente tutti i quartieri, di parlare di tutte le tematiche in maniera approfondita. Non siamo mai caduti nella trappola stanca e improduttiva della polemica fino a se stesso. Abbiamo dimostrato di avere delle idee e soprattutto abbiamo dimostrato di avere un'idea di questa città in una campagna elettorale che fin troppo spesso si è spaccata a metà tra chi non faceva altro che raccontare di presunti denari già incassati e chi non voleva far altro che costruire scontro fino a se stesso. Questo è intanto un primo vero importante risultato per una forza politica nuova e innovativa: aver raggiunto le persone, essere riconosciuti dalle persone. E questo ci è stato nei fatti riconosciuto dentro le urne con un risultato politico che dentro un quadro nazionale che vede tutto quello che orbita intorno alla sinistra di fatto scomparire o smaciullarsi sotto i colpi delle elezioni, noi abbiamo retto, abbiamo portato a casa un risultato molto più che dignitoso, rimaniamo in consiglio comunale ed abbiamo un punto di partenza importante per continuare a lavorare. Ma le urne ci dicono anche che noi siamo una delle poche liste che in queste elezioni ha preso un voto consapevole. La quasi totale corrispondenza tra i voti di preferenza e i voti di lista dimostra che questa è una lista riconosciuta, che le persone che ci hanno messo la faccia sono stimate, riconosciute in questa città. Basterebbe confrontare il nostro risultato con quello di grandi partiti come per esempio la Lega, il Movimento 5 Stelle, dove al di là di un'adesione totalmente teorica a un simbolo non c'è alcun tipo di riconoscibilità in questo territorio. La forbice in quelle liste tra i voti di lista e le preferenze è clamorosamente ampia e dimostra che quelle sì sono forze politiche totalmente distaccate da questo territorio e noi invece siamo una forza politica nata da poco ma fatta di persone e temi radicati su questo territorio. Quindi da qui dobbiamo ripartire dalla forza, dall'entusiasmo, dai tanti giovani, dalla riconoscibilità che in tanti dentro e fuori le urne ci hanno affidato. Più di così forse non potevamo fare in un quadro politico che ha visto un'affluenza bassissima, in cui il voto di paura contro i cosiddetti barbari ha avuto, soprattutto nelle ultime settimane, un'influenza decisiva nel grande risultato ottenuto dalla Mancinelli. Con il 54% di affluenza, con il 48% di consensi allo schieramento di centrosinistra, prendere quasi 3.000 voti, il 6,7% è un risultato importante, al di là degli entusiasmi e delle nostre aspettative. Quindi io penso che questo è il primo grande risultato su cui noi dobbiamo continuare
a lavorare. Dobbiamo continuare a lavorare perché noi abbiamo detto fin dall'inizio che non volevamo essere e non dobbiamo essere una lista civetta, un momento semplicemente elettorale. Abbiamo detto fin dall'inizio di voler essere un movimento politico vero e proprio. Ed è per questo che in questo documento, ma anche in tutta questa campagna elettorale e questa assemblea di questa sera, la sua partecipazione lo dimostra, noi vogliamo mettere in fila degli appuntamenti che abbiano un obiettivo ben preciso: fare di Altre Idee di Città un movimento politico vero che inizi a lavorare dentro e fuori il Consiglio Comunale, lo faccia con delle strutture giuridiche adeguate, lo faccia con degli strumenti economici adeguati e smetta di compiere i tanti errori del passato, delle tante coalizioni della sinistra radicale che il giorno dopo delle elezioni si disgregavano sotto il sole estivo, ognuno tornava a fare il proprio lavoro. Noi questo non vogliamo farlo, vogliamo rimanere insieme e avviare un percorso che sia davvero costituente. Per questo diciamo di impegnarci nella convocazione entro settembre di un'assemblea fondativa del movimento, le cui modalità le discuteremo tutte insieme. Vogliamo impegnarci a fare una giornata di discussione e di festa entro l'estate. Tutto questo per dire che noi entro l'autunno vogliamo essere un movimento politico che sostiene e spinge l'attività del gruppo consiliare di cui io mi onorerò di far parte e di essere la voce. Questo è un elemento decisivo. Se non vogliamo disperderci, dobbiamo fare questo lavoro. Questo significa chiuderci nel localismo o mettere dei muri fuori dal comune? Certo che no. Significa però costruire un movimento, una soggettività politica in questa città in grado di avere delle sue specificità, ma soprattutto di coniugare il lavoro politico sul territorio con un lavoro che deve essere di relazione con il resto della nazione e del paese. Non a caso noi qui scriviamo che vogliamo continuare a aprire nuove interlocuzioni nel paese, sia con quelle liste, con quei movimenti civici che già esistono, ce ne sono tanti, sia con tutto quello che si muoverà e proverà a costruire un elemento di discussione, di proposta diverso, alternativo, tanto dall'avanzata dei barbari e dalle politiche di paura rappresentate dalla destra, tanto dal populismo spiccio del 5 Stelle, quanto dall'adesione totale al liberismo, alle politiche di austerità di cui il PD è stato alfiere in questi anni. Spesso si è parlato del quarto polo, c'è uno spazio politico, abbiamo dimostrato in questa città che esiste, non dobbiamo rinchiuderci, ma essere talmente forti e bravi di lavorare qui localmente e fuori globalmente. Ora però non possiamo esimerci dal prendere una posizione chiara sulla scadenza del ballottaggio della prossima settimana. Non dobbiamo nascondere ed anzi dobbiamo rivendicare che questa forza nasce da un lavoro collettivo fuori e dentro il Consiglio Comunale di ferma e radicale opposizione al governo autoritario e inconcludente dell'amministrazione uscente della Mancinelli. Questo è un dato di fatto da ancorato su temi e modalità di governo e da questo dobbiamo ripartire. È evidente che dall'altra parte abbiamo forze politiche a noi completamente avverse, forze politiche contro cui molti di noi non solo hanno combattuto idealmente, ma hanno combattuto anche con i propri corpi. Penso alle tante calate del leader Salvini e dei leghisti in questa città, in cui questa città ha molto spesso risposto anche fisicamente con manifestazioni di protesta. E quindi dobbiamo intanto ribadire che non c'è alcuna possibilità di rapporto, di dialettica, di collaborazione con le forze repressive e regressive della destra. Questo è un punto di partenza determinante. Non possiamo accettare che per scalzare qualcuno si è disposti a tutti. I valori, le idee, la nostra storia fondata sull'antifascismo, l'antirazzismo, l'aggregazione, l'integrazione vengono prima di qualunque altra cosa. Quindi ribadiamo qui e oggi
ribadiamo solennemente, lo diciamo ai Tombolini e ai suoi, che possono tranquillamente smettere di telefonare e cercarci, perché noi per loro non ci saremo più, come non c'eravamo durante la campagna elettorale. Detto questo, noi dobbiamo avere anche la forza e la lungimiranza di non cadere nel trabocchetto classico o di qua o di là. Il nostro deve e può continuare ad essere un percorso autonomo. Siccome non siamo stati una lista elettorale e vogliamo continuare un lavoro, non siamo disponibili ad alcun tipo di trattativa al ribasso. Tra l'altro, in un quadro politico in cui ancora una volta la Mancinelli e i suoi non si sono neanche degnati di provare a costruire una relazione politica con questa forza che ha dimostrato di avere numeri e radicamento in questa città, confermando ancora di più la loro arrogante mira all'autosufficienza. Quello che è successo in Consiglio Comunale in questi 5 anni, in cui siamo stati trattati come i peggiori nemici, è continuato in campagna elettorale e sta continuando in questi giorni, in cui non c'è stata alcuna volontà politica neanche di provare a costruire una relazione. Allora, se questo è vero, noi dobbiamo avere la forza di dire 3 cose. Autonomia, e il percorso va avanti perché vuole continuare ad essere un movimento politico. Totale contrapposizione alle forze della destra, perché questa è una battaglia culturale ancorché prima che politica. Ma terza cosa, se il centrosinistra e la Mancinelli vorranno i voti dei nostri elettori, se li dovranno conquistare sul campo, se li dovranno conquistare sui temi programmatici che noi con forza abbiamo messo da soli in questa campagna elettorale, se li dovranno conquistare sulla credibilità politica, se li dovranno conquistare su una logica che non può essere sempre e solo quella del voto utile contro qualcun altro. Questa è una delle prime ragioni che ha visto la sinistra localmente e globalmente scomparire. Quindi noi diciamo: nessuna indicazione di voto, continua il percorso autonomo, invitiamo tutti a condividere con noi una battaglia epocale contro l'avanzamento dei barbari e le bestie della Lega, di Fratelli d'Italia e di consociati vari, ma sfidiamo il centrosinistra, la Mancinelli, il PD a conquistare, se saranno in grado, i nostri elettori sul terreno dei programmi e della politica. Noi esisteremo anche dopo il 24 giugno, lo faremo con la stessa forza, coerenza e credibilità che abbiamo dimostrato dentro il Consiglio Comunale per 5 anni, in questi mesi di campagna elettorale e stiamo dimostrando in questi giorni di dibattito, in cui tutti provano a tirarci da una parte e dall'altra, lo fanno i giornalisti, lo fanno le persone, lo fanno i rappresentanti di altri schieramenti, ma noi abbiamo dimostrato anche in questa fase intelligenza e coerenza. Ci siamo riuniti qui, abbiamo un documento, abbiamo una discussione, io sono sicuro che avremo la capacità di uscire da qui ancora più forti, con coerenza, credibilità e con la voglia di continuare un percorso che è iniziato con forza e non può che diventare ancora più grande e bello. Grazie. Dunque, questa è la posizione espressa all'interno del coordinamento e comunque sia, insomma, adesso parte il dibattito, parte il confronto, parte la possibilità per ciascuno degli aderenti, ma anche di coloro che si sono avvicinati oggi per la prima volta, perché vedo tantissimi amici che non hanno partecipato alle assemblee precedenti, per poter esprimere la propria opinione e quindi per arrivare a una sintesi che ci vede, insomma, d'accordo su quanto sapremo elaborare. E una cosa, saremo effettivamente un po' poco educati, perché per permettere a più persone possibile di parlare dovremo rimanere contenuti all'interno dei 4 minuti, quindi cerchiamo di organizzare il nostro intervento in maniera tale da poter esprimere quello che vogliamo, ma permettendo a tutti di farlo. Prego. Thank you.
Io mi dispiace con l'assemblea, ma alle 8 per il diritto d'ospitalità devo andare via perché ho un amico di Milano che viene da dormire e quindi non posso lasciare per la strada. Condivido l'analisi di Francesco. Voglio essere più radicale, io che vengo da ambienti più moderati, su un punto. Quando c'è l'appello, il discorso sul ballottaggio, mi pare un po' confuso, perché da una parte si dice di non votare, di non dedicazione chiara, dall'altra parte si dice che comunque si fa la sensibilità, come è ovvio, dei singoli. Io invece direi che contro questa forza di realtà io non ho un'indicazione di voto a certo sinistra, ma ribadisco la totale alternatività della nostra lista nei metodi e nei contenuti di sinistra. E quindi sono d'accordo sul fatto che il progetto prosegua nelle indicazioni, nei vettori politici che ha dato Francesco. In due minuti non ve rubo il tempo, lo diremo a settembre quando faremo questo seminario, quando l'analisi politica deve essere un po' più calata sul territorio. Noi abbiamo preso più consensi in città e meno nelle periferie. Questo è un dato politico che per una forza di sinistra è uguale, con passatemi l'offesa per tutti, a quello che ottiene il PD, che vince i Parioli e perde nelle Borgate. Quindi diciamo è un problema politico della sinistra che va compreso, capito e analizzato, perché il popolo che non vota per il centro-sinistra non vota a noi, ma o si rifugia nell'astruzione o nel grindino. C'è poi una flessione sicuramente che non va imputata a Francesco, ma che riguarda il periodo politico che stiamo attraversando rispetto all'esperienza che abbiamo fatto con Stefano l'altra volta e con Lidia l'altra volta con... Io l'ultimo appello lo faccio a perché Francesco sia garante rispetto a tutti i veri capitali che noi abbiamo portato alla politica, ovvero i consiglieri giovani che sono la prima esperienza. Qui rispetto all'esperienza di qualche compagno che vedo più esperto, Loretta, Picciafuoco e tanti altri, dobbiamo cercare un nuovo linguaggio, perché politicamente serve anche a noi, perché siamo considerati troppo ideologici. Invece quando si fa, come ha detto Francesco, una proposta alternativa, bisogna lavorare sui contenuti e bisogna lavorare su quello che c'è, cioè un senso comune che va cambiato in una società culturalmente di destra. Basta vedere la reazione dei media alla manifestazione nostra del martedì, che è stata vergognosa. Vergognosa nei social e vergognosa nell'ottavatore. Quindi io aspetto all'assemblea dicendo che dopo i soggetti che stanno qui dentro possono, e io so quasi sicuro, prendere strade diverse politicamente sul fronte nazionale, perché alla sinistra la divisione è sempre piaciuta. Ma comunque questo capitale, sono d'accordo con Francesco, non va disperso e va attualizzato alla realtà in cui non c'è. Allora,
se ci dice il suo nome? Ricky. Ricky? Ricky Cesare. Ok. Molti mi conoscono, io sono vecchio sindacalista. Non parli in termini politici, io a tutt'oggi non lo so. Il microfono. Ricomincio da capo. Io sono un vecchio sindacalista, molto rigido, molto duro, diversi di voi mi conoscono. Attualmente non svolgo nessuna attività come sindacato, ho gli anni e via dicendo. Però sono un referente dell'Accademia Cronos per l'ambiente e ho portato avanti tutti questi anni la tutela dell'ambiente legata a due principi, a due concetti, prevenzione e promozione. Dico questo perché proprio sti giorni la storia del sottoponte là dove si affogava quello non servono tanto le polemiche, le responsabilità in questo territorio sono determinate dalla mancata applicazione delle normative che già ci sono, perché parte di tutta quell'acqua che concentra a valle è nell'insieme del territorio che per norma, per leggi, ha bacini, dovrebbe avere canali di regimazione delle acque piovane. Io ho fatto ad Agugliano, con Pulverige e Camerata Picena, delle tavole rotonde, cambiamenti climatici e pioggia. Avevamo fatto delle proposte serie, che non erano venute tanto da me, ma quanto dall'Assemblea, dove dicevamo, mettiamo in piedi un servizio civile fatto con soggetti qualificati dell'università che controllano e promuovono il territorio. Applausi, tutto quanto, però le amministrazioni non hanno fatto niente. Io sono sempre stato del principio, e quindi credo che possa anche essere applicato all'interno di questo raggruppamento. Prevenzione e promozione. La prevenzione la facciamo su tutti, tutti parlano di prevenzione, però nessuno la fa, perché la prevenzione negli altri 4-5 anni del mandato della giunta in carica non basta, ci vogliono tempi più lunghi, perché è una politica, una scelta, ma se non si determina questo, il discorso dell'amianto, siamo una delle regioni più inquinate, abbiamo le conseguenze dell'amianto se stanno apparendo e riuscendo sin da adesso. Perché non cominciare a vedere quanto abbiamo l'inquinamento dell'amianto qui nel territorio? Il palazzo di posta ferrovia, che è stato, io sono stato quello che l'ha denunciata, prendendo poi denunce dall'amministrazione che per fortuna ha detto D'Ambrosio, poi mi ha scagionato, mi ha liberato. Perché le poste non volevano tutta fuori. Lo stesso sindacato ha nicchiato, io ero un dirigente sindacale, i lavoratori gli davano addosso perché dovevano andare fuori dal posto di lavoro, è stato bonificato, è totalmente chiuso, ma quel palazzo è a rischio, è tutto a rischio perché non è stato bonificato, lo stesso palazzo della provincia, guardate in condizioni, c'è solo i panni, perché posta per lui a Inter? Perché è stato bonificato solo la parte esterna, quanto amianto rilascia sul territorio? Cioè ce ne sono dei problemi, io parlo dell'amianto perché sono cose che ho seguito, ma vogliamo parlare dell'ambiente, vogliamo parlare... Ho finito. Dunque il concetto mio è questo, prevenzione e promozione, perché dalla prevenzione ci mettiamo in piedi posti di lavoro e posti di lavoro c'è... Data qualità del servizio. Sì, le cose da dire, come al solito, sono tante, io non sono così rapida, però voglio innanzitutto dire che sono molto felice di aver partecipato a questa lista, perché è stata una bella avventura, divertente, esaltante, appassionata, a volte anche un po' contrastata, però molto bello, lo rifarei.
Vorrei un applauso oltre che a Francesco, anche a Loretta, che comunque è stata la candidata che ha e io ho lavorato perché volevo dire solo due o tre cose che sono state dette anche al coordinamento, quindi io penso che l'assemblea è sovrana, è stato anche detto che qualcuno dal coordinamento ha detto se continuare o no con il coordinamento, ci sono pro e contro, secondo me c'ha un senso il coordinamento perché appunto serve per coordinare, però darei sempre più valore all'assemblea perché l'assemblea sovrana ci caratterizza questo rispetto ad altre liste che abbiamo un'assemblea, quindi l'elemento di forza di questa lista è democratico. E, sul voto voglio dire che comunque siamo andati bene, no? Cioè nel senso per essere in una lista che è nata adesso con tante difficoltà, senza i soldi che c'erano le altre, e quindi possiamo essere contenti, questo è un punto di partenza. Direi che la cosa che bisogna fare è stata già detta, cioè lavorare di più sul campo, esserci sui problemi, perché è questo che paga tutti, e sui territori, sulle cose, sui fatti. Io do due elementi che secondo me sono quelli da cui partire, da cui poi provengono tutti gli altri, anche sociali e economici, che è la cultura, cultura in senso ampio, che manca, cioè siamo in un abbruttimento totale, completo, sia a livello nazionale che locale, e soprattutto ambiente, ragazzi, ambiente, 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 l'acqua è uno schifo. Io sono andata al mare questi giorni, l'acqua è impraticabile, non abbiamo più un mare, non abbiamo più tra un po' neanche riserve ittiche. Io continuerò a lavorare con Trivelle Zero Marche, a contattare i pescatori e insomma tutti i soggetti interessati, e vorrei che la lista ci insomma, sostenesse questa cosa. L'inquinamento dell'aria, ci abbiamo fatto anche un fantastico flash mob, e vorrei continuare a fare queste cose, e vorrei che ognuno di noi dell'assemblea del coordinamento diventasse una cellula informativa, cioè dobbiamo informare le persone che non sanno niente, perché noi è stato detto ce la cantiamo, ce la suoniamo tra di noi che già sappiamo le cose, ma c'è un mondo fuori completamente ignaro. E ignaro sulle cose dell'ambiente ma anche della politica, c'è gente che ancora pensa che il PD è di sinistra, io spero che questo concetto passi, che non lo è, quindi io sono per esempio a livello per quello che riguarda il ballottaggio, io come altri pensiamo che assolutamente la destra, non lo so neanche a dire perché tanto è talmente scontato, ma neanche questo finto centro-sinistra, perché è quello che ci ha portato allo sfascio tutta la nazione e anche questa città. Quindi no, e volevo comunicare l'idea che è venuta fuori al coordinamento, cioè che non andare a votare non è un bel segnale. Quindi pensavamo che di andare a votare, prima era nata l'idea di scrivere tutti, annullare la scheda con una frase uguale, ma anche questo ci contano, no? Invece no, cioè abbiamo pensato che ognuno scriva una frase, ma no vaffanculo, stronzo, che cioè non vogliamo metterci a livello della stessa gente che critichiamo, no? Ma proprio una frase, cioè qualcosa che qualcuno vuole dire, perché è un bel messaggio. Io sono dai seggi come tanti di voi e sapete che c'è una cosa che li costringe anche a un modo per pensare, quindi io lo faccio, quindi spero che saremo in tanti a farlo, perché per me è un'idea interessante. Altre cose non ce ne sono tante. Ah, ecco, un'altra cosa che vorrei è che questo lavoro che è iniziato con i tavoli, cioè degli argomenti, va assolutamente, come è stato detto, che era un programma work in progress, quindi sto progress bisogna che c'è, quindi bisogna assolutamente riprendere a date concordate il lavoro sui tavoli. Io vorrei starne in tutti e due, perché per me l'ambiente è diciamo la priorità, ma anche la cultura, cioè e fare delle azioni, però non solo vederci e continuare a dire delle cose, bisogna farle, punto. Non sono arrivata? Sì. Ah, volevo dire una cosa bellissima. Una frase solo. Quando venivo via dal seggio, no, perché può essere di incitamento, Oscar, che oggi non c'è, siccome gli parlavo sempre, lui è molto così, mi ha detto: guarda Tiziana, nasciamo tutti esseri di destra, piano piano ci evolviamo in esseri di sinistra, no? Perché è un'utopia che va sempre continuamente raggiunta, quindi mi raccomando, cerchiamo di restare umani, essere di sinistra, perché questa è una lista civica di sinistra. Grazie. Allora, adesso c'è Paolo, e chi è che si prenota per parlare? Stefano.
Allora io sarò, spero, molto breve. Semplicemente voglio soltanto dare il mio pieno appoggio a quello che ha detto Francesco, quindi non mi ripeto su tutti i punti che sono stati trattati. Credo che però ci sia l'unico aspetto, quando parlavamo di ripartire a settembre, secondo me dovremmo fare una valutazione di quello che è il momento storico oggi. So che le energie sono poche, la stanchezza è tanta, però la situazione che ci abbiamo in questo momento politica è veramente drammatica e credo che sia il momento giusto per fare degli interventi. Mi rendo conto, ripeto, che le energie sono poche, però io immagino lo stato di abbandono, di desolazione che ha tanta gente che comunque si rende conto che quello che sta succedendo è drammatico, delle prese di posizione delle bestie che Francesco, che io condivido, ci stanno governando, sono veramente da impugnare in qualche modo. E quindi in questo momento noi dovremmo esserci per creare, io l'ho chiamata una casa delle idee critiche, cioè cercando di allargare, come si diceva, questo spazio, questa casa che noi abbiamo creato. Anche oggi vediamo che ci sono delle persone nuove, ci sono tante persone che sono interessate a quello che stiamo facendo. Alcune sono rimaste ai margini per un discorso di voto utile, no? Le possiamo criticare, ma non gli dobbiamo chiudere la porta in faccia. Creare un movimento politico oggi e ripartire subito vuol dire coinvolgere queste persone in qualcosa che non è con uno scopo elettorale, è puramente culturale e critico, per cercare di dare uno spazio a quelli che hanno delle idee che possono assomigliare alle nostre. E io mi metto a disposizione, se vogliamo organizzare qualche cosa, qualche evento, qualche iniziativa, credo che sia importante. Buon lavoro a tutti. Allora, sei stato anche... regolare meglio il volume, scusate. Il microfono? Allora, sì. Si può alzare. Allora, intanto grazie a tutti, grazie a Francesco, grazie ai candidati, grazie a tutti quelli che si sono impegnati e che oggi sono qui, perché il segnale è importantissimo. Sentite, sì. Okay. E io sono d'accordo con quello che diceva Paolo, che c'è bisogno di una presenza nostra importante sin da subito, però credo che dobbiamo essere realisti, nel senso che oggi vabbè, mi sentite lo stesso? Che oggi noi abbiamo bisogno di uscire da questa assemblea con due risultati, e credo che sia il documento che è stato proposto che la discussione che stiamo facendo, questi due risultati li delineano in maniera chiara. Il primo è la posizione sul ballottaggio, sulla quale non mi dilungo perché condivido integralmente quello che è stato detto e quello che sta scritto sul documento. Il secondo aspetto è che andiamo avanti. Credo che a questo proposito vada mantenuta la funzione del coordinamento, perlomeno fino all'assemblea fondativa, e credo che da qui all'assemblea fondativa il coordinamento debba svolgere una funzione pratica, cioè raccogliere tutti i temi, le sensibilità, le opinioni, le cose che ciascuno di noi intende immettere dentro l'assemblea fondativa. Noi dobbiamo costruire l'assemblea fondativa non come un momento precostituito, perché questa cosa, questo modo di fare non ci appartiene. Dobbiamo costruirlo come un momento in cui ognuno di noi è protagonista. Per poterlo fare occorre che da qui a quando la faremo ciascuno di noi abbia un luogo dove versare le proprie cose, i propri pensieri, le proprie riflessioni, e che questo luogo sia tenuto in piedi e coordinato dal coordinamento. Ce l'abbiamo, non vedo perché non dobbiamo utilizzarlo, allo scopo di fare in modo che questo materiale che noi produrremmo possa essere lo strumento attraverso il quale l'assemblea fondativa è quanto più omnicomprensiva di tutto ciò che dobbiamo mettere a base della nostra azione. Nel corso della campagna elettorale noi abbiamo avuto la fortuna, l'abilità, la bravura e l'intelligenza di strutturarci per temi, come diceva Tiziana, i tavoli, e di strutturarci anche a livello, come dire, di quartiere.
Per cui da questo possiamo partire, ma per fare in modo che ognuno di noi sia protagonista, da qui a quando faremo l'assemblea dobbiamo creare una modalità per fare in modo che ognuno di noi possa apportare prima dell'assemblea, ovviamente per metterlo a disposizione di tutti gli altri, il tema, la riflessione, la questione, la cosa di cui vuole si discuta. Adesso, ma si sente? Okay. Adesso c'è Yuba che si è prenotata. Ciao a tutti, allora chi mi conosce dirà che ci fai un'anarchica al microfono perché questo è. Dunque, io sono qua per dire che quest'anno dal 4 marzo in poi continuo ad essere anarchica, convinta di esserlo e orgogliosa di esserlo, però io quest'anno sono andata a votare per la prima volta perché avevo paura dell'avanzata delle destre e infatti purtroppo mi hanno dato ragione. Ho deciso di andarci anche alle comunali, ho votato per questa lista e non volevo applausi assolutamente, però io continuo ad avere paura delle destre, per cui questo discorso dell'astensione per il ballottaggio mi lascia un po' perplessa. Però non è scritto nessuna parte. No, lo so che c'è il diritto di voto, anche perché io sono come sanatica, fanno come mi pare. Ovviamente non seguo alcune indicazioni, però devo decidere, insomma, cioè, sinceramente, tra un Tomburini sindaco e una Mancinelli sindaco. Non ho deciso. Convincetemi, ecco. Tutto qua. Grazie. E adesso c'è Tamara. Hai preso il vizio, dai. Hai cominciato. Allora, anch'io parto da una considerazione assolutamente positiva sull'esperienza che è stata fatta con questa lista. Io credo che il risultato comunque è stato un risultato buono, diciamo non eccellente, mi dispiace, ero in un'altra riunione, non ho sentito l'introduzione di Francesco, però me la sono fatta un po' ripilogare. Penso che le elaborazioni che nel corso della discussione e preparazione della lista sono state fatte saranno patrimonio da spendere nel corso della consiliatura, perché secondo me sono state espresse idee, progetti assolutamente utili e interessanti per la città. Credo utile dare seguito a questa esperienza appunto con una forma che consolidi anche il rapporto che si è creato da tutti coloro che ci hanno lavorato e che si muova per allargare, diciamo, il rapporto con la città. E qui vengo alla prima considerazione che secondo me non possiamo non fare, che è, diciamo, un'analisi del risultato elettorale che deve andare al di là, diciamo, della valutazione della percentuale, comunque del risultato raggiunto. Arriveremo ad avere due eletti, penso, in consiglio comunale, io me lo auguro, insomma, questo possa essere, e che ci faccia leggere il risultato anche però in rapporto a come e che cosa abbiamo costruito fino a questo momento nella città. Secondo me non abbiamo costruito tantissimo. Io ho dato un'occhiata ai voti in termini assoluti, facendo un confronto tra le elezioni del 2013, le politiche del 2018 e queste. Ho dato un'occhiata ai voti nei seggi. Praticamente confermiamo, adesso con forze diverse, con aggregazioni diverse, quelli che erano i risultati che in parte nel 2013 avevano avuto le forze che sostenevano la candidatura di Stefano,
e quelle che nelle ultime elezioni politiche si erano collocate comunque a sinistra del PD. La stessa cosa registriamo nei quartieri, e nei quartieri popolari non prendiamo voti, quindi io credo che c'è un problema grande, perché c'è un voto di militanza, un voto di consapevolezza, ma non c'è un voto di insediamento. Sarebbe stato anche prematuro pensare a un voto di insediamento, però è un problema che ci si deve porre, soprattutto se vogliamo far agire questo risultato nel corso della consiliatura. Questa è la prima questione. La seconda questione è come questa lista si pone appunto nello scenario politico. Questa lista, questa formazione, diciamo, oramai si pone nello scenario politico più generale, non solo anconetano, perché appunto non è che siamo un'isola che vive da un'altra parte o vive solo di amministrazione, viviamo anche di scenario politico, e veniamo da una vicenda, diciamo, che ha anche trascinato in parte il voto delle amministrative. Il Cattaneo, che è un istituto abbastanza serio dal punto di vista dell'analisi dei flussi elettorali, in queste ultime ore ha avuto modo di fare un raffronto tra il voto per esempio di Ancona e Pisa, città diciamo più o meno analoghe, e ha segnalato il fatto che per esempio ad Ancona, diciamo, il risultato del PD è frutto di una forte astensione, oltre il 20%, quasi il 21%, che ha segnato il voto del Movimento 5 Stelle da una parte, ma ha segnato anche il voto avuto dalla lista civica. Loro l'hanno chiamata genericamente lista civica, indicando comunque un civismo di sinistra, perché anche il nostro risultato è stato un risultato consolidato, nel senso che il Cattaneo dice che ci siamo portati dietro tutti i voti che avevamo preso alle politiche. E se andiamo a vedere i dati assoluti dicono questo. Allora, sì, ho finito. Che cosa facciamo nello scenario che abbiamo non dopodomani? Cioè l'alternatività che dobbiamo mettere in campo di questa esperienza all'interno dell'amministrazione comunale. Perché io ribadisco il fatto che il valore che abbiamo messo in campo è stato un valore di alternatività che dobbiamo riproporre all'interno della battaglia amministrativa. Ma quello che dobbiamo mettere in campo domani, per me non è indifferente, io sono d'accordo con Liuba, non è indifferente che lo facciamo con un sindaco Tombolini o lo facciamo con un sindaco Mancinelli, anche perché con un sindaco Mancinelli comunque ci abbiamo all'interno anche del Consiglio Comunale altri interlocutori, perché c'è il sindaco ma non c'è solo l'amministratore. Adesso chiudo, anche perché sapete che non sono intervenuta, anche se ho seguito attivamente l'attività, quindi... Dall'altra parte c'è un'amministrazione di destra, non di centrodestra, un'amministrazione di destra. Io credo che quindi sarebbe importante che da questa assemblea, che conferma l'alternatività allo stile e alle modalità e ai contenuti di governo dell'amministrazione precedente, di quella che eventualmente si riconferma, comunque noi non ci sottraiamo senza chiedere niente a una collocazione chiara all'interno di uno schieramento che vede da una parte il centrodestra e da una parte il centrosinistra. Allora, adesso c'è Ruggero. Credo che la questione del ballottaggio sia stata posta, diciamo, in maniera equilibrata da Rubini. Mi pare, diciamo, che ci sia il quadro, all'interno del quadro non ci dobbiamo muovere. Io volevo intervenire invece su quello che mi sembra un limite del documento che viene proposto. L'importanza di questa esperienza, molto importante secondo me, è che
al di là, diciamo, dei limiti che dobbiamo superare, si è dimostrato possibile, si è consolidato, diciamo, un movimento politico che riunisce, unifica la sinistra anconetana, organizzata e non organizzata. Ora, la sinistra, io l'ho detto tante volte, in Italia è, diciamo, necessariamente per un lungo periodo lo sarà ancora, plurale, cioè composita, diciamo, di varie sensibilità che vanno tutte rispettate e con cui è possibile costruire un percorso comune nel rispetto delle diversità. Non è che chi, diciamo, ha dismesso una casacca si deve considerare, diciamo, inferiore, ma neanche superiore, perché partecipare a un'organizzazione è anche un modo che io penso di affermare di più, diciamo, la propria volontà di incidere e anche la propria libertà. Comunque su questo si può discutere. Non vorrei che passa l'idea invece che chi è organizzato sia, diciamo, inferiore. Trovo che nel documento il fatto che manchi il termine della sinistra sia un limite quasi che ci si vergogna. Non siamo una lista civica come le altre liste civiche. In questa campagna elettorale abbiamo trovato liste civiche con la Mancinelli, liste civiche con Tombolini. La nostra è una lista civica diversa, è un movimento politico e civico, è un movimento politico che tende in prospettiva a rafforzare e a costruire una forte sinistra che la rilancia e che certamente non è la Mancinelli la sinistra. Bravo! Ruggero, puoi venire? No, dipende a voi. Dobbiamo integrare. Allora, adesso c'è Lidia. Allora, innanzitutto poi parlerà Barbara per, diciamo, il bilancio economico, però approfitto dell'intervento, che sarà breve, per fare un appello a versare un contributo non solo per la sala, diciamo, no? Perché poi tra l'altro ne dobbiamo pagare due di queste, no? Di questi contributi che poi sono all'Ampi, perché la sala è dell'Ampi. Ma perché noi abbiamo anche fatto, parlo anche a nome del, come presidente del comitato elettorale, abbiamo fatto una campagna elettorale veramente con pochissimi soldi, abbiamo speso circa 10.000 euro, siamo stati bravi a non sforare più di tanto, però un po' abbiamo sforato, quindi diciamo che per andare... stare tutti tranquilli, c'è questa raccolta e confidiamo nel contributo di tutti. La seconda cosa che voglio dire è esprimere la mia solidarietà ad una compagna di Altre Idee di Città, Manuela Cianforlini, che è stata fatta oggetto di squallidi commenti su Facebook da parte di fascisti, di un candidato della Lega, e quindi penso che, come adesso non la vedo Manuela, può venire come assemblea. Le esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. Lei, abbiamo anche naturalmente sentito l'avvocato, però lei ci tiene a dirci che se anche intraprenderà questa, diciamo, iniziativa legale, lo farà non per se stessa ma per, diciamo, per le donne. Il terzo punto, io mi ritrovo nella sintesi riguardo al ballottaggio
che ha fatto Francesco Rubini, quindi il suo intervento mi rappresenta pienamente, quindi non aggiungo altro se non dire che noi, proprio perché vogliamo proseguire, dobbiamo rispondere a due esigenze. La prima, lottare contro la destra coerentemente, che non scopriamo adesso essere pericolosa, perché almeno quelli che sono qui ci sono sempre stati, diciamo, no, sul fronte della lotta contro la destra, il razzismo, il fascismo. E dall'altro essere un soggetto che costruisce un'alternativa a questa amministrazione. E quindi non è facile, ma noi dobbiamo tenere insieme queste due cose, e se le vogliamo tenere insieme dobbiamo dire no alla destra, dobbiamo dire noi siamo e saremo alternativi all'amministrazione Mancinelli. E quindi questo, diciamo, non può, a mio parere almeno, farci muovere da quell'equilibrio, da quella sintesi che faceva prima Francesco Rubini. Adesso c'è Claudio Palinelli.